La polizia ha iniziato a bussare violentemente a tutte le porte, ordinando a tutti di non andare in bagno. È arrivata anche una squadra di soccorso, perché un uomo affermava di aver sentito il suono di un bambino che piangeva dall'interno del bagno. Ma quando la polizia ha controllato dentro il bagno, non ha sentito nulla. Stavano per arrestarlo, quando un poliziotto ha sentito del rumore provenire dall'interno del muro. Controllando con uno stetoscopio, hanno confermato che c'era davvero un bambino intrappolato all'interno. Hanno fatto con cautela un buco nel muro e una tubatura della fogna è venuta alla vista. Poi hanno tagliato con cautela la tubatura e hanno trovato un piccolo bambino intrappolato al suo interno. La tubatura era abbastanza stretta ed era molto difficile per il bambino uscire, ma hanno comunque deciso di correre il rischio. In poco tempo hanno estratto il bambino dalla tubatura, ma il suo respiro si era fermato. Hanno immediatamente messo il dito nella sua bocca e aperto le vie respiratorie e, con la grazia di Dio, il bambino è tornato in vita.